Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a analizzare Max Payne 3, piccola partita in multiplayer su Deathmatch a squadre, su una mappa che non so se è il deposito degli autobus o una cosa del genere. E non giocherò parecchio bene, credo, magari faccio una partita della Madonna, ma non penso proprio perché non sono molto capace a giocarci ancora e oltretutto infatti sono già morto e oltretutto voglio parlarvi di Max Payne in generale, quindi sapete che amalgamare due cose in una è divertente, ma non è molto facile. Allora, parlando del gioco, il gioco Max Payne ha due diverse modalità, come tutti sapete, la campagna in single player e il multiplayer. Poi ha una terza modalità che è la modalità, mi sembra sgobbone, non ricordo bene, non l'ho ancora provata, dove credo si debbano portare avanti delle missioni, non lo so ragazzi, non so bene cosa si debba fare in questa modalità. Credo che ci siano più che altro delle sfide in questa modalità, però devo ancora provarla. Per quanto riguarda la campagna, sono arrivato praticamente alla fine, ancora devo finirlo, perché chi mi segue da tanto sa che ho l'abitudine di iniziare i giochi alla difficoltà più elevata, per cercare comunque di avere un approccio, più difficile al gioco, perché sinceramente, io di giocare giochi troppo semplici non ne ho voglia perché, diciamo, mi scoccio. Io ho voglia di morire, ho voglia di rifarmi 10 volte un pezzo, ho voglia che il gioco mi metta alla prova. Quindi, non ci sto giocando ovviamente tantissimo, però ci sto giocando e sono quasi alla fine. Poi ho visto altre due modalità, altre due difficoltà più elevate della difficile, che saranno veramente toste, perché già la modalità difficile, la modalità di gioco difficile, non ve la farà passare molto, molto liscia, non sarà proprio una passeggiata. Quindi, comunque, parlando della trama, ancora dico, non l'ho finito, però, essendo arrivato bene o male, ai capitoli finali, credo di poterne dare una valutazione più o meno oggettiva. La trama è avvincente, ragazzi, è avvincente come quasi ogni trama, creata da Rockstar. È una trama vincente, soprattutto una trama matura, è una trama che vi dà veramente tanti spunti di riflessione. È una trama che cela dei significati, cela dei significati particolari, ma questo è Max Payne che conosciamo anche dal primo e dal secondo capitolo usciti per PlayStation 2. È un gioco che fa del suo punto forte, oltre che il gameplay, soprattutto la trama, perché è una trama veramente adulta, veramente matura e che vi può far ragionare parecchio. Quindi, il single player è un single player che secondo me è veramente molto valido. Ha una durata elevata. Ora non vi posso dire la durata, la longevità della campagna single player in modo oggettivo, ve la posso dire soggettivamente. A mio avviso ha una durata molto elevata, quindi a mio avviso la longevità del single player di Max Payne 3 è veramente elevata. Perché? Primo perché sono 14 capitoli, sono 14 capitoli tutt'altro che corti, a parte il primo che vabbè, è abbastanza cortino, però sono 14 capitoli tutt'altro che corti e se vengono giocati come faccio io alla modalità di gioco elevata, ci saranno delle parti che andranno ripetute, ripetute, ripetute e quindi la longevità a sua volta sale. Quindi, soggettivamente, la longevità per me è veramente elevata. Oggettivamente, credo che giocato a livello medio abbia una durata di circa 10 ore. Diciamo 10 ore, credo, faccio una stima più o meno, diciamo, a spanna. Parlando invece del multiplayer, il multiplayer è un multiplayer un po' in stile Uncharted, no? L'ho provato per la prima volta oggi, ci ho fatto una. Ho 7-8 partite, questa sarà la settima, l'ottava, non lo so bene. Comunque per adesso ho fatto 5-6 partite, 7, non lo so, comunque ho fatto alcune partite. E devo dire che è un buon multiplayer, veramente buono. Allora, io non sono particolarmente amante del multiplayer dei giochi, perché preferisco variare giochi e giocare la campagna dei giochi. Multiplayer alla fine un po' mi scoccia perché è sempre la solita menata che si ripete e si ripete e si ripete.
Comunque, il multiplayer, stavo dicendo, è veramente buono. In stile Uncharted, voi prenderete praticamente le sembianze di un giocatore, beh, di un omino, che cazzo ne so, di un tipo, e dovrete, come al solito, uccidere, cioè, sei sempre quella. Quindi è uno multiplayer in stile Call of Duty, diciamo. Sempre le solite modalità di gioco, quindi deathmatch a squadre, deathmatch a singolo, quindi tutti contro tutti, guerriglia. Quindi le modalità di gioco sono sempre quelle, sono le modalità di gioco introdotte da Call of Duty 4 e poi ripetute, 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 e che si ripeteranno ancora fino al 2040, presumo. Per il resto ha una varietà di mappe veramente interessante. Oltre alla varietà di mappe, c'è anche la varietà del tempo. Perché ho notato che, per esempio, in questa mappa io ho giocato sia di giorno, quindi con il sole, sia ora come ora che ci sto giocando al buio di notte. Quindi le mappe, a meno credo, o magari poi è solo questa, non lo so. Comunque le mappe in teoria dovrebbero avere la variabilità anche del tempo. Credo, eh. Ragazzi, non lo so, io so solo che questa mappa qui l'ho giocata col sole e ora la sto giocando al buio. Poi, la personalizzazione del no. Cosa cazzo mi si è attaccato alla schiena, ragazzi? Ma cosa cazzo è? Un granchio? Ma ragazzi, un granchio? No, aspetta un attimo. Ma ragazzi, ma c'ho un granchio sulla schiena? Ma cos'è? Ma c'ho un granchio sulla schiena? Ma scusa, ma. Boh, ma che cazzo, vabbè, fa niente. Dicevo, la personalizzazione del nostro character è notevole, veramente notevole. Potremmo infilargli maschere, elmetti, cappelli, stronzate varie. Possiamo ovviamente cambiare tutti i vari aspetti fisici, dalla faccia alle orecchie, cappelli. Cioè, possiamo cambiare praticamente un po' tutto. Quindi possiamo creare il nostro character proprio come piace a noi, quindi tutto quello che vogliamo possiamo infilarceglielo su. Ovvio, non è che potremmo infilargli sopra pure il cappello da clown, poi magari c'è, però io non l'ho visto. Però bene o male ci sono veramente tante, tante, tante cose che si potranno usare per abbellire, diciamo, abbellire il nostro carattere. Le armi sono tantissime, maledetto schifoso da dietro, eh? Madonna, madonna! Le armi sono tante, tantissime. C'è da dire che. Madonna buona! C'è da dire che fino al livello 4, ora io sono a livello 4, fino al livello 4 non potrete praticamente selezionare armi a parte la K e altre due, che sono quelle predefinite e sono un po' delle merde. Diciamo che fino al livello 4 voi praticamente è un morire in continuo, perché gli altri sono già gli 10, 12, 8, eccetera, eccetera, quindi ve lo mettono un pochino in quel posticino, perché è come ovvio che sia. Hanno armi col silenziatore, hanno un sacco di cose che rendono le loro armi molto più potenti, e anche l'arma stessa più potente e più skillosa, più bella, più potente, più, che cazzo ne so, più performante. E niente, anche le armi ho visto che si possono personalizzare, nel senso che si possono aggiungere varie oggettistiche, vari innesti, dal silenziatore alla canna migliorata, al lanciagranate, eccetera, eccetera. Ci sono un sacco di granate da poter scegliere, ho visto che addirittura c'è anche una lattina di tolla, che non so cosa possa servire. C'è scritto: la lattina di tolla potrà distrarre per 20 secondi il vostro avversario. Certo, siccome le altre persone sono talmente tanto stupide, siccome vedono una lattina, stanno lì, la guardano e si fanno uccidere. Madonna, in carriola. E questo veramente è allucinante. Che dire ancora? Le armi ho visto che si comprano. Quindi nel corso delle partite voi accumulerete dollari e facendo varie uccisioni, varie serie uccisioni, eccetera, eccetera, le varie vendette. E accumulando questi dollari potete comprare ovviamente armi nuove, vestiti nuovi, elmetti nuovi, cazzate varie, innesti nuovi e quant'altro. Per finire, direi che Max Payne 3 si merita, a mio avviso, un bel 9 pieno 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 pieno. 8 e mezzo, 9. Poi
oggi ragazzi è tutto, vi ringrazio per aver visto il video, vi ricordo di mandare un SMS al 45500 per aiutare i poveri terremotati, veramente io sono solidale con loro a pieno, vi ringrazio e ciao a tutti!